speciali, che come diocesi abbiamo avuto nell'organizzazione di questo evento. Abbiamo l'associazione Longus Porto Sete e chiamerebbe con me il presidente, l'avvocato Balastrazzi. Io ho il compito di spiegare come è nata questa sera. E la nostra associazione, come avete visto dai video, ha due attività principali. Quindi noi abbiamo progetti umanitari che finanziamo normalmente con iniziative culturali come quelle di stasera. E l'acqua, i progetti umanitari si concentrano soprattutto sull'acqua. L'acqua nel dibattito italiano è considerato un bene comune, ma se noi riusciamo, come dovrebbe essere, ma se noi riusciamo nei nostri confini, e leggiamo ad esempio il rapporto dell'ONU che fissa gli obiettivi per il 2030, ci accorgiamo che oggi su 7 miliardi e mezzo di persone che siamo al mondo, circa 800 milioni non hanno accesso all'acqua potabile, 2 miliardi e mezzo non hanno accesso all'acqua per i servizi sanitari, e a causa di questo ogni giorno circa 700 bambini muoiono per malattie legate all'uso dell'acqua di cattiva qualità. Quindi noi siamo impegnati su questo fronte. I progetti che avete visto nelle immagini di prima si riferiscono alle inaugurazioni recenti di quest'anno, e siamo stati in Tanzania a inaugurare un pozzo d'acqua potabile a Mpanda, dove operano dei sacerdoti, dei doni della diocesi di Bologna. Siamo stati in Malawi ad inaugurare un pozzo d'acqua potabile a Plantaia, dove opera la missionaria cartagiana che ha avuto 40 anni, la dottoressa Germana Lunari, e nell'occasione, insieme al centro missionario di Modena e di Carpi, abbiamo inaugurato le aule di una scuola di avviamento professionale a Chicuni, dove opera l'altra missionaria veronese e anche cartigiana, Anna Tomasi. Attualmente, poi il 1 di ottobre, siamo stati a Nairobi ad inaugurare il centro per ragazzi con difficoltà educative, è fatto insieme a un'associazione di Rimini che si chiama Cittadinanza. Attualmente abbiamo in programma 4 progetti che andremo a inaugurare a marzo 2020, 3 impianti idrici in Burkina Faso, nella zona del Tengo Dopo, e un impianto idrico a Pereré, in Benin, dove opera la missionaria carpigiana e miracolese che ha la parola da oltre un ventennio. Oltre a queste attività umanitarie, la nostra associazione organizza e finanzia in realtà i progetti umanitari con interventi, con iniziative culturali come quelle di stasera. Ed è lì che abbiamo, diciamo, siamo entrati in contatto con il dottor Lamma e con la diocesi di Carpi, di cui ovviamente molti di noi fanno anche parte, e siamo stati invitati nell'organizzazione di questa serata, perché da un po' organizziamo spettacoli soprattutto collegati a feste e filosofia, in cui ogni anno cerchiamo di presentare la figura di un testimone che abbia incarnato il tema del festival. Quindi 2 anni fa il tema era la verità e Tillesu, quest'anno era Martini, scusate, la persona che lo spettacolo è stato su Martini, e altrettanto capiterà quest'altro. Lo spettacolo di stasera è ancora più bello perché veramente si è creato il centro. Era nato da un'iniziativa che abbiamo partecipato, che la nostra associazione insieme ad altri ha presentato alla Regione Emilia-Romagna nell'ambito di un progetto che si chiama Pace, che contribuisce e sostiene le iniziative legate alla pace. Noi quindi avevamo, ovviamente con il maestro Alessandro Olivetti, che è sempre il nostro collaboratore in ogni iniziativa che facciamo, abbiamo presentato questo progetto, cioè lo spettacolo di stasera, in un bando che si chiama, in un progetto che si chiama La pace e il dialogo tra natura e virtù. Il fatto di poterlo condividere per un testimone del calibro di Odoardo Fucherini, voi immaginate quanto possa averci riempito di gioia, perché quando abbiamo presentato la domanda non sapevamo di che si sarebbe creata questa serata così ricca. Chiudo il mio saluto con 3 pensieri legati a Odoardo Fucherini.
come sempre, di originali, pezzi unici, inediti. E io credo che sia proprio per questa originalità che la testimonianza, la non testimonianza, supera i confini confessionali delle religioni e diventa appunto un esempio per tutta l'umanità. Secondo me, secondo me, delle serate di ricordo, perché si rischia di non riuscire a in qualche modo dare forma a questa eccellenza, a questa sporgenza e soprattutto a farlo in modo ripetitivo, formale, tradizionale. E allora sono andato a vedere cosa vuol dire tradizione e ho trovato una frase che mi ha molto convinto di un compositore che si chiama Gustav Mahler, che dice che tradizione non è onorare le ceneri, ma è salvaguardare il fuoco. Tradotto, diciamo fuori la metafora, la tradizione non è rincorrere un passato, ma è risvegliare il presente. Ecco, allora io credo davvero, e questo è il terzo punto, che noi ci dobbiamo chiedere qual è il fuoco nella testimonianza di Foperini che dobbiamo mantenere. Cosa vuol dire Foperini in parole contemporanee? Com'è che risveglia il nostro presente? Beh, io penso che Foperini ci insegni in modo straordinario cosa vuol dire vivere l'etica. E sto studiando.